A tutti, ringrazio l'onorevole Binetti della sua grande sensibilità a questi temi, ringrazio il dottor Petrini che mi ha appunto invitato a questo interessantissimo convegno e tutti gli organizzatori e tutte le persone qui presenti e i rappresentanti anche istituzionali, Centro Nazionale Sangue, Centro Nazionale Trapianti e il professor Davac, che rappresentano appunto dei punti di riferimento per tutto il sistema. Io, come ha detto l'onorevole Binetti, porto il mio saluto personale perché ovviamente sono coinvolta in prima battuta su questi temi molto importanti, in quanto il mio ufficio si occupa di trapianti di sangue ed emocomponenti, quindi affronta a pieno titolo il problema della cultura del dono. Noi possiamo dire che tutto, e posso dirlo con prova provata perché ovviamente tutti i giorni fa parte del mio pane quotidiano, il discorso che i due nostri grandi sistemi, il sistema trasfusionale e il sistema dei trapianti, si fondano su due grandi principi: il principio della donazione volontaria, non remunerata, anonima e responsabile, e il principio della gratuità del sangue e gratuità anche del reperimento, del prelievo degli organi. Sia il sangue sia appunto gli organi non possono essere fonte di profitto, e tutto questo e di questi principi è permeata tutta la nostra legislazione, tutte le nostre norme si fondano su questi due principi che noi ovviamente, e io in particolare, ogni giorno mi trovo anche ad affrontare perché dobbiamo sostenere questi nostri principi. I nostri sistemi sangue e trapianti sono sistemi che sono fondati su questi principi e si diversificano anche dagli altri sistemi europei che non hanno questi nostri stessi principi, e noi ci troviamo a difenderli anche sia sul territorio nazionale ma anche nei confronti delle altre nazioni che non hanno questi nostri stessi principi. Quindi io posso soltanto dire che senz'altro questo convegno ci porterà interessantissime osservazioni e riflessioni. Per quello che posso dire io personalmente è che è importante che ci sia una volontà libera e consapevole. Per essere una volontà libera e consapevole, e quindi donare una parte del proprio corpo, bisogna che ci sia un'informazione corretta, e questo è quello che determina anche la libera scelta, avere le informazioni giuste. E poi, se permettete, magari, forse non so se può essere anche un oggetto di una riflessione, anche il discorso dell'anonimato, perché l'anonimato è un altro dei principi fondanti appunto della donazione, no? Volontaria, non remunerata, anonima. Perché ovviamente se non è anonimo si potrebbero generare delle forme di dipendenza che il nostro sistema in qualche modo cerca di evitare. Quindi questi principi sono a garanzia dei nostri sistemi. Pertanto ecco, non posso altro che augurare la ben riuscita di questo convegno, e sono senz'altro che ci arricchirà tutti quanti di questi grandi valori che sono i valori nostri portanti della nostra legge e dei nostri sistemi. Grazie.